Liberi.tv, Riccardo Cristiano qui a Cosenza per il primo Pride calabrese. In mia compagnia il vice sindaco del comune di Cleto, che ha aderito a questa colorata manifestazione, e Giuseppe Filice, vice sindaco appunto, come dicevamo, del comune di Cleto. Sì, io intanto sono molto contento di essere qui, anche perché noi come amministrazione, io personalmente, sono convintissimo che i diritti delle persone sono diritti inviolabili, e quindi noi stiamo portando avanti una politica in questo senso e ne siamo fermamente convinti di quello che stiamo facendo. Tra l'altro io posso dirlo personalmente, perché giusto un mesetto fa, il 27 maggio, mi sono unito civilmente con il mio compagno Marco Marchese. Noi abitiamo a Cleto e lo dico da cittadino di Cleto, mi sono trovato da subito a casa, ma il comune di Cleto ci ha anche fatto gli auguri, diciamo sulla pagina ufficiale, come fa tutti, diciamo, le coppie tradizionali, perché si sono sposati di recente altri cittadini di Cleto, e devo dire la verità, ci avete fatto sentire a casa, ed è quello che poi ognuno di noi cerca, l'inclusione. Esatto, e noi per questo credo che prossimamente vi daremo anche una piccola pergamena, proprio per dare maggiore risalto alla cosa, perché è la prima unione civile nel comune di Cleto, ma è la prima anche in provincia di Cosenza. E quindi diciamo che qualcosa sta cambiando, perché i diritti delle coppie omosessuali, o i diritti, insomma, non sono ancora diciamo riconosciuti al 100%, anche da noi in Italia, in Calabria. Quindi noi dobbiamo dire che a Cleto effettivamente c'è una mentalità molto aperta, sì. Questo lo dobbiamo sottolineare, a differenza di altri, diciamo, di altri paesi dove ancora c'è un po' di ritrosia. Certo. Io poi, tra l'altro, ripeto, devo dire che tutta la popolazione di Cleto ci ha messaggiato, ci ha fatto gli auguri, quindi non è un caso isolato, cioè uno può pensare, sai, una città, no, tutta la città di Cleto ci ha comunque dato il suo supporto, e oggi essere qui voi come amministrazione comunale, tra quelle che comunque ci sono, ma voi siete una di quelle che ha aderito per prime, secondo me è un vanto sia per l'amministrazione comunale che per tutta la Calabria e per tutti i cittadini che si vogliono sentire a casa. E Cleto, almeno per quel che mi riguarda e sicuramente per quel che riguarda pure Marco, ci ha dato casa e ci fa sentire a casa. Io sono convinto, con questo concludo, che i diritti né si danno e né si tolgono, ma debbono essere riconosciuti, così come dice la nostra Costituzione all'articolo 2, i diritti inviolabili, la Repubblica li riconosce, non li istituisce, quindi noi siamo convintissimi di questo qui. Io ringrazio l'avvocato Giuseppe Filice, diciamolo, quindi c'è comunque un vissuto alle spalle, che è vice sindaco del comune di Cleto in provincia di Cosenza, del suo contributo, e vi lascio appunto al Pride, buon primo Pride cosentino. Grazie a voi per l'invito e per la bella manifestazione.